Oggi siamo a Chieti, nella sala provinciale, qui ringrazio il Presidente della provincia per aver messo a disposizione la sala per parlare della nuova legge regionale, la 47 del 2022, che diciamo, delega dà la facoltà ai comuni di poter gestire gli usi civici. Questa giornata è stata organizzata grazie anche alla collaborazione dell'ANCI, del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di Chieti e dell'Ordine degli Ingegneri di Chieti. Quindi io ringrazio tutti loro, ringrazio tutti i collaboratori e ringrazio i relatori che oggi parleranno a questa platea. Perché facciamo questo incontro? Perché bisogna cominciare a far conoscere per bene questa norma che dà la facoltà, come dicevo, ai comuni di poter gestire loro direttamente, di poter legittimare i terreni che ricadono nelle aree di uso civici e che ad oggi invece hanno grossi problemi perché i tempi di legittimazione con la norma vigente presuppone che devono passare anni, tantissimi mesi e anni. Conosco di pratiche di 5-6 anni che sono lì ferme perché purtroppo sono diciamo, tantissime le pratiche in deposito alla regione e la regione non riesce a smaltire con tempi certi queste pratiche. Quindi è una possibilità ai comuni di poter prendersi in carico queste domande in maniera veloce, agevole. La regione ha 90 giorni, una volta che arriva la documentazione, diciamo, tutta la documentazione che il comune hanno lavorato per dare il proprio visto, così noi pensiamo che i tempi saranno notevolmente ridotti e diamo la possibilità quindi a tutti coloro che devono riscattare e legittimare gli usi civici, quindi fare degli atti di compravendita, fare delle iniziative, fare degli investimenti, possono agevolmente farli. Questa è una norma che il Consiglio regionale ha voluto fare proprio per venire incontro alle esigenze dei cittadini, che poi è questa l'idea che ho dell'amministratore regionale, cioè quello di fare norme che agevolino la vita dei cittadini, che la rendono più semplice, più efficace e realmente si va ad abbattere i tempi degli iter burocratici che oggi sono vigenti.